adesso so che c'è una canzone particolare alla quale arriveremo. Cioè, a un certo punto tuo padre comincia ad andare a tirare i rigori, o forse proprio a fare entrate sulle gambe all'avversario. Si prende delle belle responsabilità. Ma vedi, sì, allora, la verità è che è sempre stata così. Cioè, credo che mio padre abbia sempre preso la sua responsabilità nel dire le cose, come ti dicevo, per il fatto dei diritti. Allora, l'argomento è divisivo, perché l'argomento dell'aborto era divisivo allora, lo è ancora oggi. Però non credo che si possa essere contro a una donna che ha deciso lei di abortire, con tutto il fatto che comunque si deve tenere un bambino 9 mesi nella pancia e poi deve rischiare la propria vita per metterlo al mondo. Ecco, si può essere contro o pro l'aborto, ma non si può essere contro una struttura che garantisca che una donna che vuole abortire non muoia. Certo. La sostanza del discorso era quello lì, e soprattutto il fatto che mio padre era nato in una casa di donne, perché suo padre morì da giovanissimo, e quindi lui aveva grande rispetto per le donne e non capiva perché questo argomento ne parlassero solamente gli uomini, insomma. Ah sì, era un'altra Italia, era certo. L'Italia di fine anni 60, anni 70, c'era lo ius corrigendi, che era la legge per la quale il marito si dimostrava che poteva menare la moglie per un nobile fine, cioè per insegnarle qualcosa, non era imputabile, c'era il delitto d'onore. Lei ammazza lui, va all'ergastolo. Lui ammazza lei in flagrante adulterio, si fa 3 anni. Quindi Bertoli, come tutti quei cantautori, si muoveva anche in quel terreno. Per cui tu adesso hai cercato di tirarmi per i capelli, cosa non semplicissima nella vicenda, ma in realtà inquadrata in quel momento storico, certi momenti era assolutamente una canzone che si prendeva delle grosse responsabilità con arte. Ed era così. Volevo dedicarti 4 righe. Per quanto può valere una canzone, io credo che tu abbia fatto qualche cosa, anche se questa è solo un'opinione, che lascerà il tuo segno nella vita. E i poveri bigotti reazionari dovranno fare senza peccatrici, o saranno senza scopi umanitari. Credo che in certi momenti il cervello non sa più pensare e corre in rifugi da pazzi e non vuole tornare. Poi cado coi piedi per terra e scoppiano a folgore e tuono. Io non credo alla vita pacifica, non credo al perdono. Beh, Alberto, grazie per averci accompagnato, guidato in questo bellissimo percorso che stiamo facendo. Ti faccio molti complimenti. Recentemente abbiamo fatto una cosa assieme. Io molto mi sono, bella. Ho fatto un intervento di 3-4 canzoni e poi mi sono messo lì e mi sono goduto il suo concerto. Ed è stato veramente forte, ma non sono assolutamente l'unico a pensarlo, perché guarda, stai continuando a farne. Ti ringrazio, ma grazie a te per questa serata magnifica che riscopre tante cose di mio padre che penso che abbia un valore importante per tutti. Grazie. Grazie. Ma prima di chiudere voglio farti anche i complimenti per il premio Bertoli. Oh, è una bellissima manifestazione, peraltro di gente di buon gusto, perché hanno dato il premio Bertoli anche a me, quindi insomma se ne intendono ma al di là di questo, insomma, stai facendo veramente delle cose belle, importanti, e siamo tutti fieri di te. Grazie. E sicuramente nelle altre dimensioni c'è chi è molto fiero di te. Grazie.